Attenzione a Terra Luna, ragazzi, state veramente attenti a quello che vi sto per dire. Ho deciso di portare questo video per parlare e per spiegare soprattutto il perché ora Terra Luna attualmente, quando sto registrando questo video, sta scendendo, ok? Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Iscrivetevi anche e soprattutto al gruppo Telegram ufficiale di Topcoin Italia, vi lascio il link sotto in descrizione, mi raccomando, entrate in molti. Vediamo il prezzo di Terra attualmente a 0,00037,82, capitalizzazione di mercato di 2 miliardi di dollari e vediamo la perdita di volume del 30%. Vediamo che sta perdendo comunque posizione per quanto riguarda il suo valore, ma vi dirò il perché. Il perché, soprattutto, ragazzi, è dovuto a Binance. Binance perché? Perché è successo e ha annunciato una cosa veramente importante. Eccolo qui. Avviso sul tax bar per Luna Classic e la stablecoin di Terra su Terra Classic Launch Network. Che cosa sta a significare? Che la community di Terra ha approvato le proposte 3568 e 4159 che introdurranno un consumo sulla tassa dell'1,2% per le transazioni on-chain di Luna Classic e della stablecoin. Binance esaminerà e modificherà l'importo minimo di prelievo, l'importo massimo di prelievo e le commissioni di prelievo tramite tutta la rete di Terra Classic. In accordo con la governance o la community di Terra, queste proposte vengono create per modificare il parametro fiscale del suo valore attuale. Ovviamente la tassazione, ripeto, 1,2% verrà applicata a tutte le denominazioni di valuta attualmente disponibile sulla catena, incluso Luna Classic e USDC. Poi, per quanto riguarda il BARN, che entrerà in vigore il 29/2022, all'altezza del blocco Terra Classic di 9 milioni dopo la presentazione della proposta, una volta che l'usione fiscale è attiva, i depositi e i prelievi di Luna Classic e della stablecoin, ripeto, tramite la rete Terra saranno interessate nel modo seguente. I depositi, le transazioni saranno tassate alla rete di Terra Classic prima che raggiungano Binance. Il saldo verrà accreditato sul tuo conto Binance dopo la detrazione fiscale dell'1,2% da parte della rete. Mentre per quanto riguarda i prelievi, gli utenti riceveranno l'importo del prelievo meno le commissioni di prelievo addebitate da Binance e la detrazione fiscale dell'1,2%. Tutto questo dalla rete di Terra Classic, mentre per quanto riguarda il trading spot e con margine per Luna Classic e la stablecoin, così come i servizi pertinenti su Binance Earn, parliamo del servizio staking e savings, non saranno interessati da questo consumo di tasse. Quindi i trader che vorranno tradare quanto riguarda scambiare Terra Luna tramite soprattutto il trading spot non è possibile una tassazione e questo ha fatto crollare il prezzo di Terra Luna. Però giustamente per quanto riguarda i depositi e i prelievi, sì, farà tutto in automatico, tutto sotto la rete di Terra Luna. Quindi questa notizia ha fatto un pochettino storcere il naso agli holders di Terra Luna, ma comunque se andiamo a vedere il bicchiere, ripeto, è sempre metà pieno, perché se andiamo ad acquistare o vendere una cripto e holdarla, in questo caso ci sarà comunque la possibilità di barnare tutto in automatico. Ma ripeto, facendo il trading spot, no. Quindi purtroppo questa notizia ha cambiato e ha fatto cambiare un po' il prezzo di Terra Luna. Ripeto che secondo me comunque non è importante questo, perché molto probabilmente comunque il valore aumenterà. Ora, ripeto, la vediamo al 13% in negativo, ma molto molto probabilmente il valore entro il 20 di settembre ritornerà a salire. Per molti è un problema, per me invece non lo è.
Però quindi mi raccomando ragazzi, se non volete perdervi ulteriori contenuti del genere, aggiornamenti last minute, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere, e iscrivetevi soprattutto al gruppo Telegram.